Mandragora prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Lungo passaggio in avanti. Cerca di sfondare sulla corsia di sinistra. La butta in mezzo. Trova il compagno in buona posizione. Può concludere. E c'è il gol dell'Hellas Verona. Prima rete per l'Hellas Verona. Ma cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Questo è un clamoroso errore di marcatura. Non si può lasciare libero un avversario di fronte alla porta e sperare che non faccia gol. Verona segna il gol che sblocca la gara. Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara. Bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari. Salcedo Mora, palla al centro, deviazione di testa, supera la linea, gol! Un 1-2 veramente da KO. Verona ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. E si riparte da un netto 2-0. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Prova con la palla lunga. Scatta verso il pallone. C'è il gol. Ottimo salvataggio. Che classe, ottimo salvataggio. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Scodella in avanti, scatta verso il pallone. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Mette fuori il pallone. Lungo passaggio in avanti. Calcio di punizione per il Torino. Allarga il gioco. Ansaldi, c'è il cross. Calcio di punizione per il Torino. Occhio al tiro! La toglie dalla porta! E qui il portiere si è addirittura superato. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. Colpo di testa, palla dentro, c'è il gol! Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Come è entrato in partita? È stato un cambio veramente azzeccato. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Ora devono rimanere concentrati e cogliere le occasioni che si presenteranno. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Lasagna. Una scivolata abbastanza dura. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Vede libero il compagno. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Interessante azione sulla fascia destra. Lasagna! Riceve un pallone interessante. Splendida reazione del portiere! Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Palla allontanata senza troppi complimenti. Ora Belotti. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga.
Bell'anticipo, pericolo sventato. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Bel pallone. Può provare. Conclusione sul fondo. Il Verona deve resistere ancora qualche istante. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Il Verona a calcio di punizione. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Faraoni allarga il gioco sulle fasce. Traversone di Lasagna. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Prova il cambio di gioco. Kalinic. Ansaldi era ben posizionato e intercettato il pallone. In avanti, vuol far salire i compagni. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. E il difensore ha fatto in modo che la palla non passasse. Barak. Cerca il tiro. Molto buono il dribbling, tiro rivedibile. Lukic. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Barak. Baselli. Bonazzoli. È davvero una bella serie di passaggi questa. Si libera la grande. Prova a tirare. E finisce quindi la partita. Sono andati vicinissimi al pareggio, proprio alla fine. Ma non è bastato. Il Verona riesce a strappare la vittoria in una partita combattutissima. Alcuni diranno che il pareggio forse sarebbe stato più giusto, ma questo è il calcio. E nel calcio basta una rete più degli altri per averla meglio. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Erano messi bene in campo, determinati e concentrati, e alla fine sono riusciti a conquistare meritatamente la vittoria. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente.